Ho rischiato di fare la stessa cosa di Pasqua dell'anno scorso. tra il resto, stessa cosa dell'anno scorso, lo stesso giorno. Pasqua non mi porta bene. E cosa è successo? Niente, è forato. Lì poi non so come è andata avanti la corsa. Ho visto che ha vinto Van Barle, tanto per la ruota di Van Barle. Ho forato e niente, lì il gruppo era in 3-4 gruppetti. Purtroppo era oltretutto un pezzo pieno di curve, quindi con la ruota forata non si riusciva neanche, sai, magari dici ok, è dritto, vado fino in fondo, c'è qualcuno, ma con le curve era impossibile. Ho fatto la prima curva, quasi mi ammazzavo. Si può dire che sia stata forse la Parigi-Roubaix in cui sei andato più forte? Non so tu che sensazione avevi. Non so, alla fine il risultato è come tutti gli anni. Però la condizione, Matteo, era buona. La gamba c'era, mi è caduta la catena dentro ad Arenberg, sono uscito dopo la 15ª macchina probabilmente, sono riuscito a recuperare, sono rientrato davanti. E da lì onestamente penso di aver corso molto bene. Alla fine, quando si è rotto il gruppo 4, 5, 6 volte, ho provato anch'io in prima persona a rifornimento a fare qualcosa, però niente, insomma, sembra che non vada. È stata una corsa velocissima, tra l'altro forse, se non sbaglio, la più veloce nella storia. 5-7. Vabbè, sai, alla fine il gruppo rotto così ha costretto tante squadre a non mollare. E davanti alla fine Ineos e Quickstep avevano tutti i corridori più buoni, Quickstep aveva solo Asgreen fuori, e quindi ovviamente siamo sempre restati un minuto e venti, un minuto e qualcosina. Tutti i pavè siamo andati forti, poi c'è stato quelle 3-4 pozzanghere che hanno fatto più danni della guerra, perché oltretutto se uno si arrivava da dietro c'era macchina in mezzo, gente che ricadeva, si rientrava, non si capiva più niente. A un certo punto non si capiva più chi era davanti, chi era dietro, chi era in mezzo, e siamo andati sempre forti, perché comunque quando abbiamo preso il gruppettino era proprio prima di Arenberg, quindi alla fine c'è stato probabilmente hanno tirato un po' il freno appena dopo, quando sono riuscito a rientrare io, ma da lì in poi è stata ha vinto guerra. Il più forte Matteo oggi o la fortuna? Non lo so perché non ho visto la corsa, quindi non saprei. Okay. Sicuramente era davanti, quindi per essere davanti scarso non sei. Van Aert secondo, ha fatto un corsone, visto che ha avuto il Covid fino a qualche giorno fa e non sapeva di correre, te l'aspettavi avendolo visto? Ah sì, se viene a correre lui non viene mica per attaccare il numero sulla schiena, ve lo ricordo. Va bene. Grazie Matteo, alla prego. Prossima. Ciao.